Amore e odio. Da un amore e sintonia iniziale si può avere una caduta, una illusione e delusione, e finire nell'odio, nella separazione. Ma in taluni casi l'odio si trasforma, divenendo una compassione più ampia, comprensiva e consapevole, facendoti approdare o mirare a una forma d'amore ancora più alta. A volte, ma solo a volte, bisogna scendere se si vuole salire ancora più in alto. Come una molla che quando viene compressa verso il basso, poi schizza maggiormente verso l'alto. Ed ecco che quell'intensa forza negativa di odio si converte nel segno, diventando un'intensa forza positiva e più elevata, se non addirittura di più, ancora oltre il positivo. Ciò che sembrava essere un irreparabile allontanamento non era altro che una particolare opportunità per creare un avvicinamento e una unione ancora più intensa e speciale.